m-am dat. Badate-a voi, le-arbi pugno, gridate con me, viva Fiorenza! Benvenuti a Firenze, la culla del Rinascimento. Abbiamo scelto questa location bellissima per fare un impasto molto molto particolare, 100% toscano. Poi scoprirete qual è l'ingrediente particolare. Allora, si comincia. Abbiamo una bellissima farina decorticata di tipo 1, sale dell'Himalaya, sale Himalaya grezzo, integrale. Poi abbiamo il germe del grano con inulina, tipo il cuore, le fibre, tutto, c'è tutto, vitamine. Lievito da pasta madre, olio 100% toscano, extravergine ovviamente. Passiamo al prossimo ingrediente. Il prossimo ingrediente, il prossimo ingrediente non è, me lo sono dimenticato, perché ci va adesso? Tu te lo ricordi? Ci va l'acqua. L'acqua. Ma che l'acqua? L'acqua fa ruggine, l'acqua si mette nell'arno. Dammi quello buonino, non è quello buonino, l'ingrediente buono, non è. Eccolo. Eccolo qua, questo sì che è l'ingrediente buono. Il Chianti Lasso, ma troppo buono. Questo è l'ingrediente segreto. Adesso andiamo a vedere come lo prenderò. Bella bambina, le ho risposto allora, il tuo bacione a casa porterò. E per tranquillità mi da quest'ora, in viaggio chiuso a chiave lo terrò, ma appena giunto a casa te lo giuro. Te la portai ai barre a prendere un sorbetto e ci scaracchiò dentro, la mi fece scompari. Teresina, non ti ci porto più, non ti ci porto più, non ti ci porto più. Teresina, non ti ci porto più, quanto è ver che c'è Gesù. Si andò a un ricevimento, fra decolte brillanti, la si scaccolò con guanti, la mi fece scompari. Teresina, non ti ci porto più, non ti ci porto più, non ti ci porto più. Teresina, non ti ci porto più, quanto è ver che c'è Gesù. Si andò dalla Ruggini a prendere una pasta, la se la mise in tasca, la mi fece scompari. Questo impasto è talmente buono e poi si è fatto anche in fondo elettrico. Te perché c'è Gesù, te la portai dai vivoli. Qua il lavoro deve essere fatto dall'inizio alla fine. Bisogna imparare a fare l'impasto, ma anche a lavare i piatti. Non ti ci porto più, non ti ci porto più. Teresina, non ti ci porto più. Quanto è perché c'è Gesù?